Non posso, non posso vedere questo cristiano. Ok, adesso mi calmo e vi spiego del perché sto ridendo in questa maniera. Lui è Arnold, non posso vedermi in green screen con sto cretino dietro. Che cavolo. Ok, mi sono calmato. Ok, vi spiego con attenzione. Allora, lui è Harold, un meme vivente. Ed essenzialmente l'ho voluto scegliere perché lui rappresenta esattamente il genere di videogiocatore che voglio trattare quest'oggi. Perché, amici, essenzialmente esistono i videogiocatori compulsivi, come me, che hanno tanti giochi e ne finiscono relativamente pochi. Poi abbiamo quelli che giocano poco ma giocano forte, quindi sono dei veri e propri completisti. E poi abbiamo quelli che all'improvviso, a metà della quarantena, dicono: ma lo sai che proprio adesso mi piacerebbe provare qualche bel videogioco? Ma essi non sono veri videogiocatori, per cui, sebbene molte classifiche, su cui sono molto d'accordo, smettano di provare alcuni incredibili titoli, beh, questi videogiocatori non hanno le competenze e le capacità per poterle fare. Io sono sicuro che Dark Souls, Red Dead Redemption, i Call of Duty, God of War, Spider-Man siano titoli meravigliosi, assolutamente imperdibili per chiunque, ma richiedono una buona coordinazione, da videogiocatore, richiedono anche un po' di abilità, preparazione e soprattutto attinenza verso determinati tipi di videogiochi. Queste cose loro, questi non videogiocatori, non ce le hanno. E ragazzi, non avete neanche idea di quante persone mi hanno già chiesto: ma quali giochi mi consigli? Tu puoi consigliargli quello che vuoi, ma essenzialmente loro non sono pronti a fare un Dark Souls, un Sekiro, un Bloodborne, un Batman, perché non hanno né voglia, né tempo, né competenze. Ed è proprio per questo che ho deciso di fare questa classifica per i non videogiocatori, dove andiamo a trovare titoli che si possono reperire anche a meno di 10 euro e possono funzionare anche su baracche di PC oppure vecchie console che abbiamo a disposizione, senza per forza andare a comprare PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro oppure l'Xbox Serie X. No, ragazzi, questa classifica è pensata per chi non è un vero videogiocatore, ma in questo periodo li vorrebbe proprio provare. Una classifica molto particolare, insieme al nostro amico insieme al nostro amico Harold, e vabbè. I giochi in questa classifica sono essenzialmente molto semplici, come ad esempio Stardew Valley. Ma ragazzi, non è che io prendo Stardew Valley per consigliarvi solo Stardew Valley, ma anche quel pool di videogiochi come potrebbe essere Terraria, My Time at Portia, oppure Graveyard Creeper, oppure i titoli Animal Crossing. Questi sono titoli che non richiedono una grossa preparazione, una grossa abilità da parte dei non videogiocatori e soprattutto sono reperibili praticamente su qualsiasi console per pochi euro. Molti di voi, ragazzi, lo so, sembra strano, ma molti di voi non hanno neanche una connessione in fibra o ADSL. Molti che mi scrivono mi dicono: ma io ho l'abbonamento, io mi connetto con il cellulare, per cui non posso neanche pensare di scaricare 110 giga di gioco. Beh, questi titoli sono piccoli, ma piccolo e dalla grafica semplice non vuol dire che facciano schifo. Stardew Valley è qualcosa di molto semplice. Prendi il tuo pezzo di terreno e pian piano, pian piano, pian piano costruisci la tua fattoria. Pian piano, pian piano, pian piano migliori, crei e ti espandi. Un concetto semplicissimo. Non c'è bisogno di 30 anni di cultura, se così possiamo definirla, videoludica per fare questi videogiochi. No, sono perfetti, costano poco e potete farli praticamente ovunque. Esattamente quello che serve a chi di videogiochi non ne sa essenzialmente nulla.
Come avrete capito, questa è una classifica leggermente diversa da tutte le altre. Non vi sto a raccontare in sé per sé il videogioco, anche se Super Mario Party, ragazzi, è davvero un bel titolo, ma vi sto a elencare tutte le possibilità che il titolo vi offre a voi, che fino a ieri dei videogiochi ve ne sbattavate altamente le palle. Eppure adesso siete richiusi in casa, eppure adesso avete la vostra amorosa, oppure il vostro compagno, oppure i vostri figli, volete fare qualcosa insieme, ed ecco che improvvisamente i videogiochi non sono più una cosa del lasciali stare, dai, che non servono a niente, sono un buon passatempo, sono anche un buon antistress. Sapete, fino all'altro giorno i videogiochi erano considerati un enorme spreco di tempo, quando vedevi tuo figlio, il tuo moroso che giocava ore e ore nei videogiochi e non stava con te, gli avresti tirato via uno schiaffone, mentre adesso vi accorgerete che passando del tempo insieme, anche facendo dei titoli molto molto semplici, pian piano voi vi appassionerete a vari tipi di videogiochi, scoprirete cos'è che cercate e soprattutto cos'è che vi attrae. Cercate un versus ventur versus oppure dei titoli in co-op? Beh, in questa classifica avrete questa possibilità, avrete la possibilità di scoprire questi videogiochi. E che voi siate dei pro gamer oppure non abbiate mai preso un joystick in vita vostra non fa alcuna differenza, perché come vi ho già detto sono titoli semplici disponibili su Nintendo Switch, che però nella loro semplicità regalano davvero tante emozioni. Continuiamo a parlare dei non videogiocatori e dobbiamo dirlo, alle volte è anche bello perdersi in una bella storia. E molti che non hanno mai giocato hanno criticato sempre fortemente il mondo dei videogiochi dicendo: ah, non sono interessanti, ah, meglio leggersi un libro oppure vedersi un film. Bene, allora io vi sfido a provare in questo tempo di quarantena che siete rinchiusi in casa un titolo incredibile, un titolo che vi permetterà di scegliere come andare avanti, come evolvere la storia e soprattutto come andrà a finire. Questo è un thriller, questo è una storia da vivere, una storia che voi andrete a creare. E quando sei a casa non puoi uscire, ma comunque vuoi goderti delle emozioni forti, beh, fatti guidare da Until Dawn. Carica il titolo sulla tua PlayStation 4 oppure vai nel PlayStation Now, è un servizio disponibile praticamente per tutti. Non c'è bisogno di grande coordinazione col joystick oppure mouse e tastiera, no. Il titolo va avanti abbastanza lineare, ci sono piccoli quick time event, quindi basta schiacciare proprio dei tasti e vedrai che la storia inizia a trasformarsi sotto i tuoi comandi, sotto quello che tu scegli, e all'improvviso ti ritrovi a dire: ma potevo fare questo, potevo fare quell'altro, potevo migliorare, potevo andare a destra o a sinistra, cosa sarebbe cambiato? Ecco, se già inizi a pensare tutto questo, il videogioco ti ha già catturato, e anche se fino a ieri ritenevi i videogiochi veri e propri a spazzatura, ti accorgerai che titoli come questo sono essenzialmente delle esperienze assolutamente imperdibili. Only your choices determine who will survive. Exclusively on PS4. Ma forse alcuni di voi vorrebbero provare degli FPS, dette in parole povere, degli sparatutto, amici. Ed è qui che arrivano una caterbata enorme di videogiochi. E tra tutti ho voluto scegliere essenzialmente qualcosa che non sia estremamente complicato di primo acchito, come potrebbe essere un Battle Royale, come PUBG oppure Fortnite, che sono essenzialmente dei titoli molto difficili da padroneggiare. Avranno delle meccaniche semplici di base, ma se già non riusciamo a utilizzare correttamente il nostro joystick, se già non conosciamo il titolo e le meccaniche intrinseche in quel videogioco, allora giocare un Battle Royale di quel genere vorrebbe dire morire nel giro di qualche minuto. Stessa cosa vale per Call of Duty, sono dei titoli sì famosissimi, sì incredibili, ma richiedono, soprattutto nel P vs P, player vs player, delle abilità non indifferenti e anche una connessione non indifferente. E allora ho detto: no, cambiamo tutto, diamogli un titolo FPS, quindi un titolo sparatutto in prima persona, ampio,
essenzialmente gratis e la mia scelta è caduta su Destiny 2, dove non abbiamo sempre solo il P versus P, ma abbiamo anche il P versus E, versus l'environment, verso l'intelligenza artificiale. Questo ovviamente ci permette di settare un pochetto meglio le nostre capacità. Possiamo farlo in facile, medio, difficile, estremo, in base appunto a come siamo bravi. Inoltre possiamo parlare con i nostri amici che abbiamo in squadra, possiamo coordinarci e non serve essenzialmente come Call of Duty un colpo o un morto. No, qua ci sono delle belle barre di vita, qua dobbiamo proprio sparare forte. Ed ecco che anche in un videogioco così vedrete che i non videogiocatori qualcosa possono fare. Quei non videogiocatori avranno la possibilità di divertirsi e non di morire ogni 3-4 minuti perché non capiscono che cavolo li ha colpiti, perché non conoscono le mappe, perché qualcuno ha fatto il camper e l'ha cecchinato da lontano. No, sono titoli frustranti. Diamogli un titolo più calmo, più tranquillo, settabile, con cui possiamo anche cooperare e collaborare insieme. Destiny 2, il tutto completamente gratis. Un titolo che consiglio molto di più rispetto a un Call of Duty. Chiaro, no? Che bello. Qualcuno vuole un abbraccio? No? Destiny 2 disponibile il 6 settembre. Ma forse voi pensate che in questo tempo di quarantena il vostro cervello sia andato in pappa e molti di voi, sono sicuro, molti non videogiocatori che fino all'altro giorno ci hanno criticato dicendo che ci stavamo praticamente fumando il cervello, beh, dicono, beh, ma magari esiste qualche titolo che mi permette di in qualche modo muovere gli ingranaggi nel mio cervello, magari anche un titolo co-op. Non è che Silver ne avresti uno? Guarda, se ti piacciono i puzzle game, cioè quei titoli che mettono davanti a te delle situazioni sempre diverse e poi tu devi cercare di risolverli con quello che hai in mano, allora perché non fare Portal 2? Portal 2 è un bellissimo titolo, lo puoi fare in single player oppure in multiplayer, ancora più bello, ancora più incredibile. Ed essenzialmente ci troviamo in tante stanze differenti. Noi abbiamo il nostro, la nostra gun portal e dobbiamo cercare di risolvere l'enigma di quella stanza. Ovviamente qui, anche qui, amici, non serve una gran coordinazione, non abbiamo fretta, non abbiamo bisogno di muoverci velocemente come ad esempio un Call of Duty o un Fortnite. Dobbiamo cercare di capire subito immediatamente che cosa sta succedendo, altrimenti moriamo. Questo è un titolo che vi permetterà di muovere le vostre cervella, poterlo giocare insieme agli altri, disponibile praticamente su qualsiasi console, ragazzi, a pochissimi soldi, e che ancora una volta vi fa capire di come il mondo dei videogiochi, voi che fino all'altro giorno non l'avete mai neanche lontanamente né voluto conoscere né neanche lontanamente provato, vi sarà chiaro immediatamente che il mondo dei videogiochi vi offre questo e tanto altro. Don't disappoint me. Or I'll make you wish you could die. Ma voi lo sapete, io sono un grande sostenitore di tutti quei videogiochi che vogliono regalare emozioni. Essenzialmente, se dovessi proporre dei videogiochi a chi non ha mai giocato, allora, prima di tutti questi titoli che vi ho elencato, prima anche di consigliargli, ma che ne so, dei Battle Royale, prima di consigliargli grandi titoli come Bioshock, Red Dead Redemption, sono più propenso a consigliare loro un titolo che sono sicuro che dalla A alla Z lo porteranno a termine, perché sono essenzialmente delle storie, sono dei libri. I libri, quando inizi, vai avanti fino in fondo perché sono belli, perché entri in un mondo nuovo, perché ti immedesimi nel personaggio. Bene, ora immaginate che tutte queste grandi emozioni siano rinchiuse anche in un videogioco. E insieme a questo videogioco, nelle vostre cuffie, ci sarà anche una bellissima musica, una bellissima ambientazione, ma soprattutto una trama di tutto.
Rispetto. Ed è qui, amici, che entriamo in un altro videogioco estremamente facile perché non dobbiamo sparare, non abbiamo neanche così tanti puzzle ambientali e essenzialmente una storia da gustare dalla A alla Z, appunto un libro, e stiamo entrando nel mondo di To the Moon. Ed è qui, amici, che scoprendo questo mondo scoprirete che il mondo dei videogiochi è pieno zeppo di storie che vuole raccontarvi. Non esiste solamente To the Moon, esiste anche Firewatch, The Ethan Carter, ce ne sono stati alcuni più thriller, altri più horror, altri più avventuriosi. Beh, io vi consiglio To the Moon e lo consiglierò sempre, è nella mia top 3 preferiti. Se volete fare qualcosa, volete ammazzare il tempo, ma allo stesso tempo non ammazzare il tempo per sprechiamo un'ora, esatto, il termine giusto è sprechiamo, non sprecate il vostro tempo, utilizzatelo saggiamente, non spendete tanto ma ottenete tanto. Prendete questo titolo, che è disponibile praticamente su qualsiasi console, e iniziatelo. Scoprirete che, rispetto a un libro, a un film, scoprirete che questo titolo vi regalerà emozioni molto più intense, molto più profonde, di quanto voi non abbiate mai neanche lontanamente immaginato. Ed ora, un videogioco, una serie enorme, mastodontica, che per quelli come voi e me, che l'hanno giocato praticamente dalla A alla Z, cioè ragazzi, io nasco da Pokémon giallo, ok? Dal primo Game Boy e arrivo fino a Pokémon Spada e Scudo, li ho fatti praticamente tutti, ognuno. Beh, per noi videogiocatori questi titoli stanno diventando fanciulleschi, troppo semplici e allo stesso tempo banali, e che non ci regalano più molte emozioni. Eppure credo che i titoli Pokémon siano perfetti per qualsiasi genere di età. Lasciate che vi spieghi. In questo preciso momento stiamo vedendo titoli come Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. E perché ve li sto proponendo? Beh, primo perché sono delle evoluzioni di quello che sono stati i Pokémon nelle precedenti console, ok? Per cui abbiamo una grafica nuova, ma allo stesso tempo entriamo in un mondo semplice, puccioso, ma davvero molto infognante, perché voi quando iniziate la vostra avventura in Pokémon, pian piano siete curiosi, volete scoprire cosa avviene avanti, voi volete catturare nuovi Pokémon, voi volete creare la vostra squadra, e vi accorgerete così di aver fatto tranquillamente su questi titoli dalle 30 alle 40 ore. E lo so, molti di voi che magari hanno 25, 28 anni o magari anche qualcosina di più come me, potrebbero dire, ma è per i bambini. Eppure, ve lo devo dire, questo è un gioco di ruolo. Essenzialmente è un gioco di ruolo. E un gioco di ruolo così semplice, ma allo stesso tempo così infognante, io non so dove andarvelo a consigliare. Di giochi di ruolo ve ne potrei consigliare tantissimi. The Witcher, che lo trovo ancora più bello. Deus Ex, che lo trovo ancora più bello. Poi ci sono le meccaniche degli Assassin's Creed. Eppure, per chi non ha mai giocato, per chi non è bravo, per chi non è avvezzo nei videogiochi, tornate bambini, non vi preoccupate, non è che giocare a Pokémon vi fa diventare dei pirla a 30 anni. Giocatelo, provate a farlo, provate a giocare, mettetevi alla prova, state lì e scoprirete che improvvisamente le ore che voi farete su questo videogioco non saranno una e due, poi farete che palle, no, saranno 3, 4, 5, aspetta, ho preso una medaglia, ne devo prendere 8, attenzione, ci sono i Pokémon leggendari, devo grindare la mia squadra, voglio il Pokédex, vado online. Scoprirete così che anche dei titoli come Pokémon, che fino all'altro giorno è per i bambini, sarà per voi una vera e propria dipendenza, esattamente quello che vi serve in un periodo di quarantena.
non abbiamo ancora finito con i titoli che molti di voi definiscono infantili, perché se io vi dico che nel mio account Steam ho tutti i titoli Lego di vari brand, ok? Molti di voi mi potrebbero dire: bimbo minchia, ti diverti con quei giochini del cavolo? Sì, mi diverto con quei giochini del cavolo e ti dirò di più, sono essenzialmente perfetti per passare il tempo in allegria. Io passo bene il tempo giocandolo con i miei amici, cercando di scoprire al 100% tutto il mondo. Uno dei titoli che più ho amato, anche perché il brand mi piace tantissimo, è Lego Signore degli Anelli, ma ci sarebbe quello dei Pirati dei Caraibi, ci sarebbe quelli di Indiana Jones, ci sarebbero quelli di Harry Potter, ci sarebbero quelli dello Hobbit, ci sarebbe pure quello dell'universo di Star Wars, che sono davvero numerosissimi. Eppure io ve lo dico e non mi pento di dire che, sebbene io sia un videogiocatore e potrei giocare dei titoli più ampi, più grandi, più incredibili, come ad esempio Red Dead Redemption, oppure mi vengono in mente gli Assassin's Creed, oppure mi vengono in mente i The Witcher, ce ne sarebbero davvero tanti, i Gears, God of War, Spider-Man, me ne verrebbero in mente davvero tantissimi sopra i Lego di titoli più belli, più infognanti, graficamente anche. Ma questa è una classifica fatta per i non videogiocatori, questa è una classifica fatta per chi non controlla ancora bene il suo joystick, per chi vuole divertirsi senza dover diventare matto. Eppure vi accorgerete che completare i livelli al 100% non è cosa da poco. E ma i Lego sono per i bambini. No, sei tu un bambino che non riesce a comprendere che un videogioco, anche se dovesse parlare di Barbie, oppure di Lego, oppure di Pokémon, non vuol dire essenzialmente che sia povero, sterile, senza una sfida e soprattutto poco divertente. No, ci sono delle meccaniche davvero molto belle. I Lego li puoi giocare in co-op locale eppure in co-op multiplayer. Ci sono davvero tantissimi segreti. I livelli, ragazzi, nascondono davvero tantissime cose. Il livello di completamento, se volete completare al 100% i vostri mondi, i vostri livelli, vi porteranno via davvero tantissime ore, davvero tantissimo tempo. E quando siete rinchiusi in casa, quando volete giocare insieme agli altri, quando cercate anche un videogioco a basso costo, che in qualche modo non sia estremamente complicato da imparare, allora concentratevi anche su questi titoli, perché sono quelli più belli. E i titoli più belli, la semplicità, ragazzi, paga sempre e vi paga in felicità e in belle ore di sano divertimento. E per ultimo, un gran bel videogioco, un gran bel brand di videogiochi. Sto parlando di tutti quei videogiochi che essenzialmente ci permettono di mutare, cambiare e vivere la storia come lo vogliamo noi. Sì, è vero, vi ho già citato titoli come ad esempio Until Dawn, avrei potuto citarvi anche titoli come ad esempio Detroit Become Human, Heavy Rain, Two Souls della Quantic Dreams. Sì, davvero ragazzi, ce ne sono davvero tantissime. Solo che questa volta voglio fare un passo ancora più in là. Voglio portarvi in un mondo dove anche qui le vostre abilità da videogiocatore non servono, non le avete, non siete veri videogiocatori. Io vi voglio portare in un mondo dove semplicemente tra le varie opzioni voi scegliete quella che più vi piace e poi quella scelta praticamente avrà delle ripercussioni per tanti capitoli. Vi voglio portare in titoli come Life is Strange, vi voglio portare in titoli come The Wolf Among Us, vi voglio portare dentro i titoli della Telltale Studio, che hanno preso brand famosissimi come quello di Borderlands, oppure The Walking Dead. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. E in questo, ragazzi, questi videogiochi sono essenzialmente il must del must del must. Perché devo consigliarvi dei titoli come
come Zelda Breath of the Wild. Perché tutti vi affannate a consigliargli open world? Sì, è vero, sono magnifici, sì, è vero, sono incredibili, ma voi non siete videogiocatori, o per meglio dire, questa classifica è fatta per chi vuole ammazzare un po' il tempo, ma non è un ammazzare il tempo nel senso del cosa faccio? No, questi videogiochi li ho scelti perché non richiedono grosse abilità, perché non richiedono che voi spendiate ore e ore e ore, come ad esempio potrebbe essere, che ne so, un League of Legends, un Dota. Perché dobbiamo consigliare questi titoli? Consigliamo qualcosa di più piccolo, qualcosa di più costruttivo, ma allo stesso tempo che facciano vedere le qualità che fino a ieri molti non videogiocatori non conoscevano, e cioè quello del poter vivere, del poter sentire, emozionarsi davanti a un videogioco. Vedete che anche loro pian piano diventeranno dei veri videogiocatori. If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? Mm-hmm.